Ok, allora, oggi dobbiamo dimostrare, enunciare e dimostrare il teorema di Usce-Capelli. Però per fare questo ci serve la nozione di rango. Allora, abbiamo una matrice A. M per n. Che cos'è il rango di A? Allora, prima dobbiamo dire che cos'è un minore di A. Allora, chiamiamo A I1 IH J1 JH. Possiamo generare J1 JK dove J1 è maggiore o uguale di 1, minore di J2, minore di JK che è minore o uguale di N, I1 maggiore o uguale di 1, minore di I2, minore di IH, minore o uguale di M. Allora, chi è questo? Questa è una nuova matrice H per K costituita dagli elementi di A che si trovano sulle righe su una delle righe. I1, I2, IH e su una delle colonne J1, J2, JK. Esempio, prendiamo la matrice A. Oh, come si fa? Questo è abbastanza ovvio, non sto descrivendo nel dettaglio perché do l'esempio. Ma prendiamo una matrice per esempio 5x7, 1, meno 1, allora facciamo 1, 2, meno 1, 4, 3, meno 1, 0, 6, 5, 2, 3, 4, meno 1, 2, 5, 4, meno 3, 1, 9, 2. Poi 0, 0, 1, 0, 1, poi meno 1, 1, 1, 0, meno 1, meno 2, 5, 3, meno 1. Ma vedete, questa matrice ha 5 righe e 7 colonne. Allora, secondo voi chi sarà A, 2, 5, 1, 3, 6. Allora, dobbiamo prendere tutto ciò che sta sulla seconda riga o sulla quinta riga, diciamo più che mettere questo, mettiamoci questo, seconda riga, quinta riga e prima, terza o sesta colonna. Poi quali elementi dobbiamo andare a prendere? Non gli elementi che stanno su uno solo dei riquadri, ma gli elementi che stanno in due riquadri, nell'intersezione di due riquadri, cioè 2, 4, 1, poi 3, 5, meno 1.
questa matrice qua è costituita dalla seconda riga, dalla quinta riga, dalla prima, terza e sesta colonna. Tutti il resto, tutti quelli che non stanno su una di queste righe o su una di queste colonne, li abbiamo cancellati. Dopo aver cancellato abbiamo ricompattato la matrice. Questo qua è un, si dice, minore di A. Ok? È un minore di A. Allora, vediamo. Di dimensione, diciamo, di, che è una, diciamo, H per K, cioè con H lì che K con. Allora, prima domanda, vediamo un po' esercizi banali. Se A è una matrice N per, M per N con M righe ed N colonne, quanti sono i minori H per K di A? Vediamo un po' se... Per esempio, questo è un minore 2 per 3. Vediamo un po' se mi riuscite a dire della matrice originale A, che era 5 per 7, dalla matrice originale A, quanti minori 2 per 3 ci posso fare? Allora, per fare 2 per 3, che significa? Devo scegliere due righe e tre colonne. Da dove devo scegliere? Ah, quante righe c'avevo? Ce n'era 5. Quindi dalle 5 righe di A ne devo via 2. E dalle 6 colonne, di A ne devo prendere 3. In quanti modi si può fare questo? No, perché disposizione? Combinazione. Quindi da 5 righe ne devo scegliere 2. Non è importante se scelgo prima la prima e poi la seconda, prima la seconda e poi la prima, qua. Perché le righe vanno sempre nell'ordine crescente. Per qua che ci devo mettere? Combinazione 7, 3. E da 5 righe devo scegliere 2, ne devo scegliere 2, e da 7 colonne ne devo scegliere 3. Quant'è questo? 5, 2 fa 10, poi qua abbiamo 7 per 6 per 5 fratto 6, e alla fine viene 350. Scrivo qua sotto perché sennò. Semplifica, 35 per 10 fa 350. Quindi, come vedete, i possibili minori di una matrice sono un numero elevatissimo. Quindi minori 2 per 3 di una matrice 5 per 7 sono 850, a seconda delle righe e delle colonne che scelgo. E se volessi scegliere un minore 3 per 3, sempre 850 sarebbero, perché 5 3 fa sempre 10 e 7 3 fa sempre 35. Ok. Allora, adesso diamo la definizione di rango. Allora,
prendiamo la matrice A, M per N. Si dice che K è uguale al rango di una, della matrice A se e solo se, per definizione. Per ogni H minore o uguale di K esiste un minore quadrato M di A di ordine H tale che il determinante di M sia diverso da zero. Per ogni H maggiore di K, per ogni minore quadrato M di A di ordine H, si ha che il determinante di M è uguale a 0. Cioè, che succede? Adesso ci interessano non tutti quanti i minori, ma solo quelli quadrati. Perché ci interessano solo quelli quadrati? Perché ci posso calcolare il determinante. Allora, per esempio, minore di ordine 2. Allora, se prendo questo minore qua di ordine 2, fatto con questa colonna qua e le prime due righe, ci sarà una colonna nulla. No, perché se prendo le prime due righe di qua, viene 0, 0. Però se prendo quest'altro minore di ordine 2, 1 meno 1, 2, 0, vado a fare il determinante, viene 0 più 2, che fa 2. Quindi, cosa posso dire? Posso dire che il rango di questa matrice è almeno 2. Almeno 2. Poi, stesso discorso, vado un minore 3 per 3, prendiamo questo minore 3 per 3. Allora, il determinante come si fa? 0 più 0 più 1, 1 per meno 9 meno 16. Meno 9 meno 16 fa meno 25, il determinante è diverso da 0, che vuol dire che il rango di questa matrice è almeno 3. Perché? Fino a che trovo dei minori di ordine H che hanno il determinante diverso da 0, il rango è sicuramente superiore a quel numero. Qua probabilmente, io questi numeri li ho messi a caso, se andiamo a fare i conti, probabilmente il rango di questa matrice è 5. Probabilmente. Dovrei fare il conto, ma non mi avanza. Ok? Però non è sicuro che... Allora, può essere 6 il rango di quella matrice? Perché no? Come ce lo faccio il minore di ordine 6? Questa condizione chiaramente è soddisfatta per ogni H maggiore di 5, perché per ogni H maggiore di 5 il minore non ce ne sta, non deve soddisfare niente. Quindi fino a che trovo dei minori con determinante diverso da 0, fino a 5 probabilmente lo troverò. 6 non ci sono minori, quindi il rango non può essere. Chiaro? Però non è detto, non è detto che, perché la matrice... Allora, prima osservazione. Osservazione. Il rango di A è più piccolo di che? Del minimo tra M ed N. Perché? Come li faccio a fare i minori se c'è un numero maggiore di questo minimo? Se è maggiore di questo minimo vuol dire che o è maggiore del numero di righe o è maggiore del numero di colonne. In ogni caso
se k è maggiore del minimo tra m e n, non posso fare un minore quadrato di ordine k, perché non ci stanno o abbastanza righe oppure abbastanza colonne. È chiaro? Quindi se ho una matrice 18x2, questa che rango può avere al massimo? 2. Se invece una matrice 11x12 potrebbe avere rango fino a 11. Chiaro? Ok. Allora, teorema che abbiamo già dimostrato in realtà. Prendiamo una matrice A n per n, quindi quadrata. Allora, il rango di A è uguale a n. Si dice che in questo caso, quando il rango è uguale al minimo tra m e n, si dice che la matrice è di rango massimo, che più di quello non può fare. In questo caso il rango massimo coincide con n. Questo quando avviene? Io dico se e solo se il determinante di A è diverso da 0, se e solo se le righe di A sono indipendenti, se e solo se le colonne di A sono indipendenti. Quindi la dimostrazione di questo teorema è stata già fatta, la ripeto a voce, cioè i pezzi soltanto dobbiamo prendere. Allora, la definizione, che vuol dire che il rango fa n? Vuol dire che dobbiamo trovare... Allora, è inutile guardare i minori più piccoli. Se voi riuscite a trovare un minore di ordine 7 quadrato con determinante diverso da 0, troverete anche il minore di ordine 5, il minore di ordine 4 e così via. Per quale motivo? Quando andate a sviluppare i determinanti di questo minore di ordine 7, lo fate, se usate la formula di Laplace, utilizzando dei minori di ordine 6. Se i minori di ordine 6 facessero tutti 0, anche il determinante del minore di ordine 7 dovrebbe fare 0. Cioè, se a un certo punto si annullano tutti i determinanti di tutti i minori di un certo ordine, da là in poi è chiaro. Quindi qua praticamente, quando è che il rango è uguale a n? Basta guardare il minore di ordine n. Perché dico il minore di ordine n? Perché quanti minori di ordine n ci stanno di questa matrice qua? Uno, la matrice stessa. Perché per fare un minore di ordine n io devo prendere tutte le righe e tutte le colonne, quindi A non cambia. Ok? Allora, cosa posso dire? Che il rango fa n quando? Quando il determinante della matrice è diverso da 0. Perché per fare n devo trovare un minore di ordine n con determinante diverso da 0, ma il minore di ordine n è la matrice solo lei, e quindi questo è ovvio, questo dipende dalla definizione. Però quando è che il determinante di una matrice è diverso da 0? Quando la matrice è in... come deve essere? Che ci dice? Che ci ha detto il metodo del pivot? Se il determinante è diverso da 0, la matrice com'è? Si può invertire, è invertibile. Ma allora, se è invertibile, le righe possono essere dipendenti? No, perché se le righe erano dipendenti, io prendevo una riga, ci sommavo, era una combinazione lineare delle altre, e il determinante faceva 0. Quindi se il determinante è diverso da 0, le righe sono indipendenti. Viceversa, se le righe sono indipendenti, che succede quando vado a fare il metodo del pivot? Che la matrice mi viene a scala e quindi mi viene invertibile con determinante diverso da 0. Quindi anche qua c'è se e solo se. Poi, siccome lo posso fare per righe, lo posso fare anche per colonne, anche le colonne, queste se e solo se, le colonne
Quindi qua ci posso, in realtà abbiamo aggiunto anche c'è anche questo. Quindi una matrice quadrata ha rango massimo quando è invertibile, cioè il determinante è diverso da zero, cioè le righe sono indipendenti, cioè le colonne sono indipendenti. Una qualunque di queste condizioni è equiva. Sono tutte condizioni equivalenti. Ora, questa condizione qua, io come la posso scrivere? La posso scrivere la dimensione dello span di A1, A2, AN uguale N. E qua posso scrivere che la dimensione dello span di A1, A2, AN, oppure N, cioè dire che le righe sono indipendenti, le colonne sono indipendenti, o dire che la dimensione dello spazio ad essi generati è N, è la stessa cosa. Vi ricordate? Perché quelle sono N righe, sono indipendenti, e allora generano tutto K alla N, R alla N, C alla N, secondo dove siamo. Ok? Quindi questo teorema non è altro che il riassunto di quello che abbiamo fatto negli ultimi, diciamo, si può ottenere facilmente applicando quello che abbiamo fatto nelle ultime due settimane. Va bene? Ora do un altro teorema, e però quest'altro teorema lo do senza dimostrazione, perché non ho il tempo di farla. Teorema, prendiamo A, prendiamo una matrice M per N, allora il rango di A chiamiamo K, questo è uguale alla dimensione dello span di A1 a M, questa volta perché le righe sono M, ma è anche uguale alla dimensione dello span di A1 a 2 a N, perché le colonne sono N. Cioè, il rango sì, è stato definito come il massimo degli ordini dei minori per cui esiste un minore quadrato con determinante diverso da zero. Massimo degli ordini per cui si riesce a trovare un minore quadrato con determinante diverso da zero. Però in realtà c'è un modo molto più semplice per calcolare il rango. Ti prendi le righe, vai a vedere la dimensione dello spazio generato, oppure prendi le colonne, vai a vedere la dimensione dello spazio generato e quello è il rango. Non solo, se tu ti fai la dimensione dello spazio generato per righe o per colonne, ti viene uguale. Questo non è scontato. Prendiamo per esempio, facciamo un esempio. Adesso prendo una matrice 3x5 di rango 2. Allora, prendiamo A. Allora, questa matrice ha rango 2 perché?
Allora, possiamo verificarlo in tre modi diversi. Allora, che abbia rango almeno 2, prendete questo minore qua, questo è un minore 2x2, chiedetemi ad A, 1 meno 0 fa 1. Quindi il rango di A è maggiore o uguale di 2. Adesso andiamo a prendere, cominciamo con il minore 3x3. Allora, se è un minore 3x3, quanti ce ne stanno innanzitutto? No? Col fisico ce ne stanno 3, ce ne stanno 10. Perché ce ne stanno 10? Le righe le devo prendere tutte e 3. Però le colonne quali devo prendere? Quante ne devo prendere? 3. Da? 5. E quante sono le combinazioni di 5 elementi a 3 a 3? 5 per 4 diviso 2 fa 10. Posso prendere per esempio la prima, la seconda, la terza, la prima, la seconda, la quarta, la prima, la seconda, la quinta, la seconda, la terza, la quarta, la seconda, la terza, la quinta, la terza, la quarta, la quinta. Quindi allora posso prendere la prima, la seconda e una di queste tre, sono 3. La prima, la terza e una di queste due, sono altre 2, fanno 5. La prima, la quarta e la quinta e sono un'altra e fa 6. Poi posso prendere la seconda, la terza e una di queste due sono 8. La seconda, la quarta e la quinta sono 9. La terza, la quarta e la quinta sono 10. Ok? Ora non le farò tutti e 10 determinanti. Prendiamo per esempio la prima, la seconda e la terza. La prima, la seconda e la terza abbiamo questo determinante qua: 2, 1, 0, meno 1, 1, 1, 1, 2, 2. Ok? Andiamo a fare questo determinante. Ma più o meno più, facciamo secondo, allora scrivo più secondo la prima riga, allora abbiamo 2, 1 meno 2 per meno 1, quindi meno 2, poi meno 1, meno 1 meno 1 fa meno 2, meno 1 per meno 2 fa più 2, uguale. Prendiamo per esempio la seconda, la quarta e la quinta. Adesso andiamo a fare il determinante secondo sempre la prima riga. Allora abbiamo 1 per 4 più 3 che fa 7, meno 1 per 2 più 2 che fa 4, più 3 per 3 meno 4 che fa meno 1, quindi viene meno 3, che viene 0. Adesso uno dice, dovremmo fare tutti e 10 determinanti e verificare che fanno tutti 0. Però che noi il rango, adesso lo facciamo in un altro modo, il rango è 2, almeno 2. Per vedere che non è 3, guardate, io faccio in questo modo. Osservo che la terza riga, per esempio, è la somma delle prime 2. Vedete, 2 meno 1 fa 1, 1 più 1 fa 2, 0 più 1 fa 1, 1 più 2 fa 3, 3 meno 1 fa 2. Ci siamo fino a qui. Quindi la terza riga dipende linearmente dalle prime 2. Le prime 2 sono indipendenti. Allora, queste sono indipendenti? La dimensione dello spazio generato è almeno 2. Questa è dipendente? La dimensione dello spazio generato da tutte e 3 fa sempre 2. Perché aggiunge una riga dipendente, che è una combinazione lineare delle altre, non fa aumentare lo spazio generato. Vi ricordate? Ok. Quindi, uno dice la dimensione dello span di A1, A2, A3 fa 2. Allora questo rango deve fare 2. Ma perché deve fare 2? Perché deve fare 2? È ovvio. Quando vado a prendere, secondo voi, quando vado a prendere questa matrice qua 3x3, la terza riga di questa, chi è? Un pezzetto della terza riga di quella lì. E allora, se chiamiamo la terza riga originale era la somma delle prime 2, la terza riga ridotta, cioè eliminate le colonne che non mi servono,
non sarà ancora la somma di queste due. Lo vedete? 2 meno 1 fa 1, 1 più 1 fa 2, 0 più 1 fa 1. E allora se la terza riga è la somma delle prime due, il determinante deve fare 0. Ma quello non è vero solo qua, è vero pure qua. 1 più 1 fa 2, 1 più 2 fa 3, 3 meno 1 fa 2. Quindi è chiaro che se questa riga è la è una combinazione lineare delle altre, è chiaro che il rango di A non può essere massimo, perché ogni volta che vado a fare il determinante 3 per 3 la terza riga sarà la combinazione lineare delle prime due. Allora, cioè, perché la terza riga l'ho presa da qua e qua c'è, questa è la combinazione delle prime, anzi esattamente la somma in questo caso. Quindi questa parte qui del teorema sarebbe pure facile da dimostrare, cioè cosa sarebbe facile da dimostrare? Sarebbe facile da dimostrare che se questa dimensione è k, il rango è minore o uguale di k. Per quale motivo? Se il rango fosse k più 1, allora ci sarebbe una riga che sarebbe in ogni minore che combinazione lineare delle altre. Però non lo voglio fare, non voglio fare nessuna dimostrazione. Questo qua è vero, lo prendete per buono. Adesso però vediamo un po' cosa implica questo discorso. Questo discorso cosa implica? Che qua dentro, allora, la cosa più semplice da osservare è che una riga è, la terza riga è la somma delle prime due. Quindi tre righe indipendenti non ci stanno, ce ne stanno due. Per esempio, la prima è la terza, la seconda è la terza, la prima è la seconda, ma non tutte e tre. Chiaro? Ora, secondo voi ci possono stare tre colonne indipendenti? Guardiamola così, prendiamo queste tre colonne indipendenti. Prendiamo queste tre colonne qua. Se fossero indipendenti, il determinante sarebbe? Sarebbe diverso da zero, ma allora anche questi tre pezzi di riga sarebbero indipendenti. Cosa che non è. Quindi se non c'è, non è proprio una dimostrazione questa, perché potrebbe succedere anche quando, se questa qua fosse indipendente da queste due, potrebbe succedere che quando la vado a ridurre, invece quel pezzetto ridotto è dipendente dalle prime due. Cioè, per esempio, se io qua ci metto 3, scusate, qua ci metto 3, allora vedete che qua il determinante viene lo stesso e viene 0, qua il determinante invece ci metto 3 e viene diverso da 0, perché cambia, cambiando un elemento il determinante. Chiaro? Ok, comunque quello che voglio dire è che se non ci stanno, da questo teorema qua, che ripeto, non dimostriamo, segue che se la dimensione dello span delle righe è k, la dimensione dello span delle colonne pure è k, quindi in questo caso se la dimensione dello span delle righe fa 2, la dimensione dello span delle colonne deve fare pure 2. Quindi quante colonne indipendenti ci possono stare qua dentro? Ce ne possono stare 3? 4? 4 o 9, che siamo in R3, ma neanche 3. Infatti andiamo a vedere, prendiamo la terza. La terza qua che devo fare per far venire 0? Devo fare questa meno il doppio di questa. Vediamo un po'. Anzi, il doppio di questa meno questa. Proviamo un po'. Anzi, il doppio di questa meno questa diviso 3. Provate. Il doppio di questa meno questa fa 0. Il doppio di questo meno questo fa 3. Il doppio di questo meno questo fa 3. Divido per 3 viene 0, 1, 1. Quindi questa colonna chi è? È la seconda. Il doppio della seconda meno la prima diviso 3. Proviamo la terza, oppure proviamo la seconda, la terza e la quinta. Allora qua devo fare il triplo della prima meno il quadruplo della seconda. 3 meno 0 fa 3, 3 meno 4 fa meno 1, 3 per 2 6, meno 4 fa 0. Quindi la quinta è il triplo della seconda meno 4 volte la terza.
e così via. Come fate, fate, troverete sempre la dipendenza. Perché troverete sempre la dipendenza? Perché quel determinante corrispondente del minore quadrato sarà sempre uguale a 0. Questo se le colonne, diciamo, se vogliamo dimostrare che il rango non è 3, ma il rango potrebbe anche essere 1. Per esempio, se io ho tre righe che sono tutte e tre multiple, cioè la seconda e la terza sono multiple della prima, il rango sarà 1. Quando andate a fare per righe o per colonne è sempre uguale. Potete vedere? Cambiamo la matrice qua. 4, 2, 0, 2, 6. No, diciamo, facciamo 6, 3, 0, 3, 9. In questo caso il rango fa 1. Perché? Perché io ho preso la seconda riga è il doppio della prima, la terza riga è il doppio della prima, il triplo della prima. Ma dice, ma allora se deve fare 1 per riga deve fare 1 anche per colonna, cioè vuol dire che se ci sta una sola riga indipendente, ci deve stare anche una sola colonna indipendente al massimo. E beh, guardate, queste colonne sono tutte multiple di queste. Questa è il doppio di questa. Questa è la colonna nulla, questa è uguale a questa, questa è il triplo di questa. Lo vedete? È automatico. Cioè ho guardato solo le righe, ho fatto le righe in multiplo della prima, automaticamente le colonne vengono tutte in multiplo della stessa colonna. È chiaro? Quindi il rango è il massimo dei determinanti, degli ordini, dei minori per cui esiste un determinante, diciamo un minore di ordine K con determinante di diversa da 0, oppure la dimensione dello span delle righe, oppure la dimensione dello span delle colonne. Ora, detto questo, qual è il modo più conveniente di calcolare il rango? Invece di possibili, chiamiamoli convenienti. Ah, un modo, secondo voi mi conviene pasticciare con i determinanti? Mica tanto. Se io ho una matrice 5x7 e voglio dimostrare che il rango è 4, vabbè, diciamo pure che ho trovato un minore 4x4 a determinante diverso da 0, ma poi tutti i minori 5x5 di una matrice 5x7 sono 7 su 5, che sono 7 per 6 per 5 diviso 6, quindi sono 35. Devo fare 35 minori 5x5 e dimostrare che fanno tutti 0. Non è come io. Se volevo dimostrare che il rango addirittura era 3, era peggio ancora, perché poi esistono dei teoremi, un teorema si chiama il teorema degli orlati, ma è acqua che non toglie sedi, non serve a niente. Invece ci sono altri modi di calcolare il rango. Quali sono questi altri modi? Questo e questo. Allora, prendiamo per esempio questa matrice qua. Mettiamoci altre due righe, altre due colonne, scusate.
Se ho fatto bene i conti, il rango di questa matrice è 3. Allora, secondo voi mi è più conveniente? Allora, devo calcolare la dimensione dello span delle righe o delle colonne? Tanto verrà uguale. Cosa mi conviene fare? Quella delle righe o quella delle colonne? Allora, secondo voi cosa mi conviene fare? Usare le righe o usare le colonne? Perché? Io dico che mi conviene usare le righe. Perché cosa devo fare? Mettiamo che sia 3. Io devo trovare 3 righe indipendenti e poi devo verificare che le altre 2 sono dipendenti. Allora, trovarle indipendenti, la difficoltà o righe o colonne è quasi la stessa. Poi le verifiche da fare, che le altre 2 sono dipendenti, sono 2 verifiche. Invece, se vado per colonne, devo trovare 3 colonne indipendenti e va bene, più o meno la difficoltà è uguale, come predico. Poi devo fare la verifica che altre 4 colonne sono dipendenti, quindi le verifiche da fare sono 4. È chiaro? Invece in quell'altro caso sono solo 2 e adesso capiremo che più o meno le verifiche costano la stessa cosa. Ma come si fa? Prima riga e seconda riga sono dipendenti o no? Alla dimensione dello span di A1 e A2 quanto fa? Allora, sono dipendenti questi? Perché no? È giusto che non sono dipendenti, perché? Quando è che due vettori sono dipendenti? Quando sono? 2. E ho capito, ma quando è che questo è dipendente da questo? Quando è multiplo di quello di sopra? Sono multiple queste qua, tra di loro? No. Sono nulle? No. E quindi sono indipendenti. Quindi, che il rango sia almeno 2. Ok. Adesso, come si fa? Si va a scrivere, io vado a fare una combinazione lineare della prima e della seconda. Devo fare lambda, la scrivo per colonna perché mi conviene di più, 1, 2, 1, 0, 1, 1, 1, più mu, 1, 0, 0, 1, 0, meno 1, 1, e scrivo che è uguale alla terza, impongo che sia uguale alla terza, 2, 2, 1, 1, 1, 0, 2. Ok? Cioè, quando impongo, cioè vado a risolvere questo sistema, questo è un sistema di quante equazioni? Cioè avete un'equazione per ogni riga, cioè sono 7 equazioni, un'equazione per ogni posizione, e le incognite sono solo 2. Cioè, normalmente un sistema del genere, vedremo, non ha soluzioni, però potrebbe pure averle, che ne sappiamo. Allora, come si fa? Allora, si comincia a scrivere le prime equazioni, lambda più mu uguale 2, poi 2 lambda uguale 2, vedete? Lambda più mu uguale 2, 2 lambda più 0 uguale 2, e poi verrebbero altre equazioni. Le altre equazioni non ci interessano, perché? Perché queste due equazioni ci bastano per risolvere? Sì, perché da qua ottenete lambda uguale a 1, sostituite qua sopra e ottenete mu uguale a 1. Quindi se c'è una soluzione che funziona, deve essere la coppia 1-1. Adesso andiamo a... ho detto se c'è, perché poi ci stanno altre 5 equa, ma
Le altre equazioni me le devo andare a risolvere? No, perché io prendo uno, li metto qua, se funziona la somma, questo è. Se no, le prime due equazioni mi dicevano che i coefficienti, se c'erano, dovevano fare 1 e 1. Se non fanno 1 e 1, non ci stanno. Allora, andiamo a vedere. 1 più 1 fa 2, 2 più 0 fa 2, e questo mi dice che il sistema l'ho fatto correttamente. 1 più 0 fa 1, 0 più 1 fa 1, 1 più 0 fa 1, 1 meno 1 fa 0, 1 più 1 fa 2. Sta a posto. Quindi la terza... non serve a niente perché è una combinazione lineare delle prime due, cioè non contribuisce al rango. Una volta che ho preso le prime due, posso prendere la prima e la seconda, la prima e la terza, la seconda e la terza, ma in ogni caso non posso prendere, cioè se prendo le prime due, la terza è combinazione delle prime due. Andiamo a vedere adesso, rifacciamo lo stesso sistema, semplicemente cosa cambiano? Cambiano i termini noti, cioè 3, 2, 1, 2, poi 1, meno 1, 3. Adesso le equazioni chi sono? Lambda più mu uguale 3, 2 lambda uguale 2. E poi continua. Lambda più mu uguale 3, 2 lambda più 0 uguale 2, quindi qua mi viene lambda uguale a 1, mu uguale 2. Adesso che cosa faccio? Faccio lo stesso discorso di prima, vado a sostituire lambda uguale a 1, mu uguale a 2, e vediamo se mi trovo. 1 più 2 fa 3, 2 più 0 fa 2, 1 più 0 fa 1, 0 più 2 fa 2, 1 più 0 fa 1, 1 meno 2 fa meno 1, 1 più 2 fa 3. Allora funziona. Che vuol dire? Vuol dire che la quarta riga è la somma della prima e del doppio della seconda. Quindi anche questa quarta riga no, perché è una combinazione lineare delle prime due. Adesso rifacciamo tutto da capo con la quinta riga. Allora, lambda più mu, perché quelle indipendenti sono sempre la prima e la seconda, sicuro. Adesso dobbiamo fare 0, 2, 1, meno 1, 1, 2, 1. Adesso qua devo fare lambda più mu uguale 0, 2 lambda uguale 2, e continuo. Allora qua mi viene lambda uguale 1, mu uguale meno 1. Lambda uguale 1, mu uguale meno 1, quindi devo fare questa differenza e devo vedere se mi trovo. 1 meno 1 fa 0, 2 meno 0 fa 2, 1 meno 0 fa 1, 0 meno 1 fa meno 1, 1 meno 0 fa 1, 1 meno meno 1 fa 2, 1 meno 1 fa 0 e non fa 1. Quindi non mi trovo. Che vuol dire? Che questa riga è indipendente da queste due. Per quale motivo? Se fosse dipendente dovrebbe essere la differenza. La differenza non lo è, e quindi è indipendente. Quindi se io prendo scritto qua per brevità uguale l'angolo di A, cioè la dimensione dello span di tutte quante è uguale alla dimensione dello span solo della prima, della seconda, della quinta, la terza, la quarta non servono,
e fa 3, il rango della matrice è 3. Mo se lo volete fare per colonna, per esercizio fatelo per colonna. Che dovete fare? La prima e la seconda sono indipendenti? Sì. Secondo voi questa, questa, questa e questa saranno indipendenti da queste, sì o no? No, per quale motivo? Se io ci tolgo questa colonna qua, ah, era dipendente, allora il rango era 2. Allora vuol dire che se ci tolgo questa colonna il rango faceva 2. Ma se faceva 2 per io devo fare 2 pure per colonna, quindi questa, 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 questa e questa devono essere indipendenti da queste qua. Questa no. Questa qua verrà indipendente da queste due. Dovete esercitarvi, fare esercizi e ragionare. Se non fate esercizi e non ragionate, non arrivate a nessuna parte. Chiaro? Ok, facciamo una pausa.